Nell'ultimo unboxing avevo detto che i pacchi prima di Natale erano finiti. Beh, mi sono sbagliato perché ne è arrivato un altro di cui effettivamente avevo quasi dimenticato l'esistenza. Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Unboxing. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Quest'ordine l'ho fatto il giorno 23 dicembre 2021, ma altri miei amici l'avevano già ordinato mesi addietro. Io purtroppo al tempo non ero riuscito a ordinarlo perché le scorte erano finite subito e per rimetterlo in lista l'hanno veramente spinto fino a che verso novembre-dicembre è riapparso nello store e ho detto vabbè, prendiamolo. Inizialmente stavo pensando di prenderlo per la cara console Sony, ma in quel momento avevo appena preso la mia simpaticissima Nintendo Switch che sto veramente usando tantissimo, la quale al tempo del 23 dicembre non avevo molti giochi, mentre adesso bene o male, come potete vedere, sta piano piano crescendo la collezione. E quelli sono solo i fisici, all'interno ce ne sono già un bel po' digitali, giochetti semplici o comunque bei giochi che ho acquistato. Ma non siamo qui a parlare di quello. Oggi siamo qui per farvi vedere Doki Doki Literature Club Plus. Non ho bisogno di presentarvi Doki Doki perché sul mio canale ve ne ho già parlato più che abbondantemente. È una delle serie più amate del canale e di questo ne sono veramente felice, credetemi. Sarà perché lo portavo in italiano, sarà perché ero io a renderlo un po' interessante. In ogni caso ho deciso, quando l'hanno annunciata, di comprarmi anche l'edizione Plus, incuriosito ovviamente dalle modifiche apportate, ma soprattutto di vedere come avrebbero gestito questa cosa direttamente anche su una console, perché vi ricordo questa versione esiste anche su computer. E questa versione ha dei piccoli bonus extra, bonus che ovviamente non ci sarebbero stati con l'edizione digitale. All'interno troviamo 6 storie a parte, 13 tracce musicali aggiuntive, ok? Oltre 100 immagini, e già questo è molto carino, e Unix Goodies, quindi gadget unici all'interno della scatola. Attenzione, questo gioco non è adatto per bambini o per persone facilmente disturbabili, e lo sappiamo bene. Beh, direi di non perderci oltre e aprirlo subito. Coltellino svizzero, vieni a me. Apriamo la plastica senza bucare la custodia o rovinare la plastica in sé. Ecco qui. È più difficile togliere la plastica che tutto il resto. Ecco qua. Va che bellino. Ma soprattutto, oltre al fatto che al tempo non possedevo molti giochi, c'era anche una piccola cosa extra nella versione Switch. Iniziamo ad aprirla intanto. Ecco qua. All'interno troviamo un biglietto da visita della Metaverse, ok, questo è una cosa inaspettata effettivamente. La nostra tessera di membro del Literature Club, un floppy disk con il codice per le soundtrack, degli adesivi pucciosissimi, oddio sono bellissimi, il set di cartone con i 4 personaggi, un piccolo poema, proprio piccolo letteralmente, esclusivo di Monica, tra l'altro con tutte le decorazioni dorate, è bellissimo. Devo fare attenzione perché questa roba è carta proprio di quelle fragili, Team Salvato tra l'altro. Ed infine il motivo per cui ho preso quella Switch era questo sfondo qua dietro. Niente di eccezionale, per carità, ma è praticamente lo sfondo di quando scegli le parole all'interno del gioco e era una piccola aggiunta bellissima. Piccola aggiunta che hanno fatto ovviamente solo alla versione Switch. E non capisco il perché stampare una cosa dietro così anche sulla PS4 o su altre console, non vedo dove era il problema, ma non sono io che devo fare le veci di questa cosa. La versione del gioco è USA, ma fortunatamente sul retro della scatola c'è scritto che ci sono praticamente quasi tutte le lingue del mondo, compresa l'italiano.
io mi accingerei già a montare questa cosa bellissima, cercando di fare più attenzione possibile perché non voglio distruggerli. Ecco qua il primo con Yuri. Ecco qui il secondo con Sayori che scivola su una buccia di banana, poverina. Perché poverina sulla buccia di banana? La nostra piccola Natsuki. Ed infine la nostra presidentessa del club, Monica, che ci fa il cuoricino. E ora devo scegliere un posto adeguato dove mettervi tutti. Magari vi metto vicino alla maschera di Joker. Tra l'altro, all'interno della busta non c'era solo il gioco, c'era anche un'altra sorpresa, ovvero un adesivo di Serenity Forge, coloro che ci hanno inviato il gioco. Tra l'altro mi siete costati 11 euro di dogana, ma non fa niente, va bene così. La poesia tra l'altro è bellissima, fatta così, solo che ovviamente non la posso lasciare lì, vola via, è proprio carta leggerissima, ma è bella con questa decorazione dorata, è stupenda, veramente. Gli adesivi sono meravigliosi, veramente, sono piccolissimi, ma veramente wow. La tessera di iscrizione del club è veramente come le tessere originali e dietro c'è la mucca di Sayori, ma è incredibile. Ed infine questo, che non ve lo posso far vedere per ovvia ragione, è bello anche lui, cioè nel senso è bella l'idea di usare il floppy disk. L'unica cosa che mi fa un po' strano è questo biglietto da visita della Metaverse. Oh, è qualcosa del gioco! Cioè dovevo aspettarmelo, però messo così effettivamente pensavo fosse veramente un biglietto da visita di una persona vera, invece è qualcosa del gioco. Allora è tutto nuovo. Per quanto sia sempre Doki Doki, queste cose qua sono robe aggiunte che ancora non conosco. E voglio dirvi solo una cosa, sapete? Le scopriremo assieme. Doki Doki torna sul canale, belli. No, sta cosa qua del biglietto da visita mi ha sconvolto, perché pensavo veramente fosse un biglietto da visita vero. Sono esterrefatto, veramente. Quindi rimettiamo tutto quanto all'interno della sua custodia. Gli adesivi di Doki Doki li lasciamo lì nella custodia, ma questo lo infiliamo insieme agli altri 1000+ adesivi che possiedo. E non ci sta, tra l'altro, sporge fuori, dovrò trovarti una posizione migliore. Direi che è rimasta solo una cosa da fare, ovvero togliere la nostra cartuccia di leggende Pokémon Arceus e infilargli la cartuccia di Doki Doki. Ecco fatto. Vediamo se ci sono aggiornamenti. Sì, ci sono degli aggiornamenti. Quindi, signori, lasciamo il gioco ad aggiornarsi. Io vi ringrazio come al solito per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo con Doki Doki sul canale. Ciao a tutti! Every day I imagine a future where I can be with you. In my hand, there's a pen, I write a poem about me and you.